Nell'antica abbazia di Cerrate sono risuonate le melodie orientali della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, presieduta dall'eparca della diocesi bizantina di Lungro, Monsignor Donato Oliverio, e concelebrata dall'arcivescovo metropolita di Lecce, Monsignor Michele Seccia. Il servizio. Nell'antica abbazia di Cerrate sono risuonate le melodie orientali della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, presieduta dall'eparca della diocesi bizantina di Lungro, Monsignor Donato Oliverio, e concelebrata dall'arcivescovo metropolita di Lecce, Monsignor Michele Seccia. I due presuli hanno espresso un afflato di grande comunione fraterna, condividendo l'impegno che, scaturendo dalla bellezza della liturgia, deve far bella ogni vita cristiana, nel servizio generoso ai fratelli, nella salvaguardia di tutti i valori evangelici. Un'antica abbazia che non ha perso il valore di richiamo per la spiritualità del posto, non solo per quanto riguarda la terra, ma anche per quanto riguarda la fede della comunità. L'antico altare dove i contadini venivano ad offrire alla Vergine i frutti della terra e del loro lavoro, ecco, richiama ancora tante persone. Perché noi consideriamo forse l'aspetto più visibile, economico della fiera, insomma di quello che si vede fuori, ma questo nasce da una tradizione molto più antica e dalla devozione delle persone semplici, povere del posto, che offrivano alla Vergine il frutto della terra e del lavoro dell'uomo. E oggi vogliamo offrire alla Vergine Santa di Cerrate un'intenzione specialissima, di quelle cose impossibili si potrebbe dire. Riusciremo a liberarci dalla xylella? Visto che venendo qui ho notato tanti tanti alberi di ulivo, molti già tagliati perché questa dovrà essere un po' la loro fine o il consiglio che anche i tecnici, gli esperti, gli agronomi hanno dato, perché certo sarebbe e continua ad essere, più che sarebbe, continua ad essere una grande piaga per tutto il Salento.